Ciao ragazzi, sono Mestix, Ad Video Production. Oggi vi faccio vedere come assemblare un cavo microfonico di alta qualità della Via Blu. Innanzitutto, se vi piacciono contenuti di questo tipo, vi suggerisco di iscrivervi al mio canale YouTube, attivate sempre la campanellina per ricevere sempre le notifiche dei nuovi caricamenti che farò e per andare anche a streamare insieme quando caricherò dei live streaming. Seguitemi anche sul mio canale Instagram, dove sarò anche molto più veloce, lì potrò anche chattare, potete scrivermi anche in modalità privata, tutto quanto quello che volete. Torniamo adesso ai cavi Via Blu. Allora, la Via Blu innanzitutto è un'azienda, come sapete ho già recensito dei prodotti della Via Blu, ho recensito gli assorbitori, è un'azienda appunto tedesca che costruisce anche cavi di alta qualità per quanto riguarda sia l'ambito digitale che l'ambito analogico. Quando comprate un cavo ad esempio microfonico viene venduto in questo modo, pratica scatola, davvero molto molto ben fatta. Aprendo la scatola possiamo vedere che c'è all'interno appunto il cavo, i connettori sono chiusi da questa parte plastica per non rovinarli, vedete che il cavo ha una sua calza generale, possiamo scegliere i colori che vogliamo di questa calza, ve lo posso far vedere adesso ad esempio questa qui. Sono un bel po' di metri perché vado a farmi i miei cavi, oppure potete scegliere tra diverse colorazioni di questi tipi di calze. Abbiamo la colorazione, come possiamo vedere, grigia, blu, rosso, verde, giallo, nero, doppio colore rosso e grigio, insomma ci sono davvero tantissime colorazioni che possiamo scegliere a seconda magari delle vostre pareti, a seconda magari del vostro gusto personale, potete scegliere le colorazioni che volete. Successivamente vediamo che c'è una parte di ferrite, questa è una parte che serve per le interferenze, diciamo, per mantenere pulito il segnale audio. Abbiamo poi il nostro cavo, davvero un cavo di altissima qualità, ha due poli e in più ci sono due parti in plastica che contengono dell'aria, quindi serve per isolamento. E poi vediamo infine il nostro connettore, che è un classico connettore XLR Canon, potete chiamarlo come volete. Vedete che ha praticamente i pin tutti quanti dorati, quindi altissima conducibilità, è davvero ben fatto, avrà un design fantastico, e in più il cavo ha tutta quanta l'anima, quindi di conduzione in argento, non stiamo parlando di rame ma stiamo parlando di argento, quindi altissima conducibilità, davvero un cavo di ottima fattura. Quindi potete acquistare anche i cavi già fatti con diverse dimensioni. Però se volete fare ad esempio nel mio studio, io volevo fare le cose ben fatte con i cavi che arrivavano giusti senza avere degli avanzi, quindi potete acquistarvi anche del cavo della lunghezza che volete voi, del metraggio che volete voi, e poi i connettori a parte, e vi potete voi fare i vostri cavi della lunghezza custom che volete. Questo è quello che andrò a fare oggi, quindi vediamo che cosa ci serve per costruire il nostro cavo custom. La prima cosa che vi serve è ovviamente il vostro cavo del metraggio che volete voi, potete scegliere il metraggio appunto che volete. Avete bisogno ovviamente di un paio di forbici da elettricista, mi raccomando non usate le forbici da cucina, utilizzate sempre forbici da elettricista. Un'altra cosa che avete bisogno sono i vostri connettori XLR, sia maschio che femmina. Potete scegliere i connettori che volete, avete questa colorazione, potete scegliere rossa, nera, il colore che volete, per magari distinguerlo da diverse altre tipologie di progetto che volete fare. Il modello che volete scritto qua, TS6 XLR maschio. È davvero un connettore bellissimo, altissima fattura, davvero un design anche molto apprezzabile secondo me. Avete bisogno poi di una calza per mantenere il cavo, diciamo, un pochettino più elegante. Non è detto che dovete prendere la calza, però magari potete inserire diversi cavi all'interno che vanno dalla stessa parte, quindi questo serve per mantenere tutto quanto bello pulito, il vostro cable management. Quindi ve lo consiglio, calza per mantenere i cavi. Vi servirà poi del nastro da elettricista, questo qua nero oppure anche bianco come volete voi, una brugola davvero molto molto piccola e o da 1 mm o da 1,5, non ne sono sicuro, ma è davvero molto molto piccolo. Questo vi serve per andare a svitare queste viti dei connettori Via Blu, che sono davvero molto molto piccole, quindi questa è indispensabile. Avrete poi ovviamente bisogno anche dello stagno per andare a saldare e ovviamente di un saldatore. Io adesso ho un saldatore a pistola che è davvero molto molto comodo rispetto a quelli normali, perché qua all'interno abbiamo sia lo stagno che la punta che va a scaldare insieme, quindi comodissimo.
Ovviamente avrete bisogno poi degli heat shrink che vi faccio vedere, eccoli qua, sono praticamente in plastica e sono termorestringenti, quindi quando noi abbiamo finito il nostro cavo, questo qua serve per poi chiudere tutti quanti i nostri, le nostre parti finali e per mantenere tutto un pochettino più elegante. Avete poi bisogno di due parti inferrite che vi ho fatto vedere prima, ma vi voglio far vedere come sono fatti. Questi sono ovviamente le nostre parti inferrite. Se li apriamo, all'interno troviamo questo tubicino inferrite, che è questo quello che dà il peso, e questo serve un po' per andare a pulire il nostro segnale dalle nostre interferenze. E anche qui abbiamo le vitine piccole, quindi vi servirà quella chiave a brugola. Procediamo allora a costruire il nostro cavo. Vi voglio far vedere solo il cavo come è fatto all'interno. Allora, come vedete ci sono due poli, uno nero e uno rosso. Poi abbiamo due calze all'interno che schermano praticamente in argento. E poi abbiamo queste due parti bianche, sono i tubicini che servono appunto per l'isolamento. Ora vado a spellare il cavo, così vediamo appunto come è fatto all'interno. Spello a circa 1,5 cm, diciamo. State attenti sempre a non rovinare la parte sotto la guaina, quindi fate sempre in modo leggero. Ok, una volta spellato vi trovate il cavo che è in queste condizioni. Vedete questa parte bianca? Questa parte bianca è una parte di carta che si può benissimo togliere. Noi possiamo andare a togliere in questo modo. E vediamo che all'interno ci sono questi capelli di argento. Allora, questa parte di carta noi possiamo benissimo andare a toglierla. Ok, successivamente dobbiamo andare a togliere un po' questa parte argentata che serve da schermatura. E vediamo che c'è una seconda parte, adesso vado soltanto ad aprirlo, vediamo che c'è una seconda parte argentata che tiene il tutto. Questa parte possiamo andare benissimo a aprirla e se riusciamo dovremo andare a tagliarla, perché non serve così. All'interno, come vedete, c'è un altro strato di argento, quindi un altro strato di schermatura di argento. Questa qua è tutta quanta la nostra massa, praticamente. Andiamo così a metterle insieme, le due parti di argento, e andiamo a twistare per fare praticamente un conduttore. E come vedete, all'interno c'è un'altra parte di schermatura. E questo che vuol dire un cavo di altissima qualità, perché questo è un cavo che vi trasmette un segnale davvero pulitissimo, senza nessun tipo di interferenza. E qui andiamo direttamente a tagliare. Ok? Ok, abbiamo un cavo in queste condizioni. Quindi abbiamo la parte di massa, che è stata adesso twistata per fare il nostro cavo. E vedete che ci sono due conduttori. Uno è quello nero, l'altro è quello rosso. Poi vedete, queste due parti bianche sono in realtà dei tubicini per appunto mantenere l'isolamento. Queste due parti di plastica possiamo andare a toglierle. Quindi noi cerchiamo di tagliarle a filo, ovviamente. E uno, due. E abbiamo i nostri due connettori. Questi due connettori ovviamente dobbiamo andare a spellarli adesso per poter andare a fare il nostro collegamento. Quindi andiamo a spellare, non serve che spelliate tanto, basta soltanto la punta. Ok, una volta spellati andiamo a girare per mantenere la nostra anima in argento ben solida. Ok, ora dobbiamo andare a collegare il nostro cavo col nostro connettore. Ovviamente devo andare a dare un po' di stagno anche qua sopra. Ok, anche sul rosso. Ok, vado a prendere il mio connettore maschio, vado ovviamente ad aprirlo. E questi sono i miei pin che devo andare a collegare. Allora, prima di tutto devo dare un po' di stagno a questi pin. Come vado a collegare il cavo? Vedete che c'è scritto 1, 2 e 3 per quanto riguarda i vari connettori. Ok?
Quindi sul connettore numero 1 andrà messo questa la massa, sul connettore 2 invece andrà messo connettore rosso, mentre sul 3 andiamo a mettere il nero. Stessa cosa va fatta anche sull'altro connettore. Quindi andiamo a posizionarci, vado a far passare ovviamente prima la mia calza, quindi questa qui. Ok, una volta fatta passare tutta quanta la calza, arriviamo a circa questa distanza, quindi a circa 15 cm, e andiamo ad inserire la nostra heat shrink della Via Blu per andare a fermare appunto questa parte che rimane un po' slabrata. E qui circa a metà adesso possiamo andare di nuovo con il nostro phon a scaldare ovviamente la nostra heat shrink. Ok, una volta che è aderito, vediamo come si presenta con la nostra nastro termorestringente, e adesso dobbiamo andare ad inserire il blocco in ferrite. Ok, una volta che abbiamo messo la ferrite in tutte e due le parti, non ci resta che chiudere ovviamente l'ultimo connettore. Per finire andiamo a chiudere queste due parti estreme che ci vanno praticamente a fermare il cavo. Ok, e il mio cavo, ve lo faccio vedere bene, Via Blu, è pronto, alta qualità, bello esteticamente, connettori, ricordo, tutti quanti dorati con invece l'anima in argento. L'unica cosa che ci resta da fare è provare il cavo. Funzionerà? Ma sì, dai che funzionerà. Vi lascio il link in descrizione della Via Blu se volete acquistare voi i cavi separatamente, se volete farvi voi i cavi della lunghezza che volete. Link in descrizione, come sempre iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!